Ciao dolci unicorni! Oggi c'è Andrea e quindi. Se spacchetta! Ma lo creiamo questo hashtag se spacchetta, tutti giù nei commenti, vediamo, andiamo a mettere tanti 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 Vai, cuori. dopo se magna, se Se spacchetta! spacchetta. Ok, abbiamo qui. Quindi, Cosa i Softy Friends Unicorns, morbidissimi amici. È un prodotto Sbabam! Non E ce questo la non possiamo poteva fare, mancare, assolutamente. assolutamente. Ora parliamo anche in coro, Andrea, ma tu guarda quanto siamo innamorati. Allora, c'è scritto gli originali Sbabambo, che C'è il panda carino! corno, il gatto corno, il drago corno, l'orso corno. L'orso corno è bellissimo. La volpe sembra tipo una volpe, forse una volpe corno. Ah, una volpe corno. Io direi che possiamo subito iniziare a spacchettarli. Iniziamo a spacchettare. Ma che puccioseria è la busta? Già, la bustina è fighissima. Che carini. Allora, costano solo 2,99 euro. E sono giganteschi. Sono enormi. Sono. Ma quanti sono? Sembrano 12. E c'è anche che brilla al buio. Ma tanto non lo possiamo vedere mai, perché qui non si vede mai niente. Comunque apriamo. È beccato rosa, non ci credo. No, vabbè, vediamo. Aspetta. Come aspetta? Non si apre. Allora, c'è la checklist con la carta d'identità. No, cosa sei? Ma chi è questo? Che carino. Oh, scusate. Raga, me ne sono mamma mia. Dai, facciamo cambio. Ciao. Non lo rompe. Che cosa è uscito? Ma ho visto una scritta. Guardalo. Sì, ma io ho visto una scritta. Una scritta? Ho visto. No. Sì, guarda, c'è un disegno. Ma un unicorno. Aspetta. No, vabbè, è magia. Ma non è il simbolo segreto? Hai Sì, vabbè, però l'avevo trovato io. C'è l'unicorno. E qua cosa c'è scritto? Ah no, vabbè, qua c'è scritto hashtag sbabam. Cioè, guarda. No, a parte questo. Che faccia? Sì, ma io sto cercando. Ma perché? No! Sei una buca, pum! No, allora, io non trovo il sì. No, guardate! La notte, la luna, wow. L'esterno! No, vabbè, adoro. Ma sono fighissimi, e poi c'è il corno. Ma scusa, ma tu cosa hai trovato? Tu hai trovato Betty, io ho trovato Bella. No! Che poi l'hai trovato tu, vabbè, comunque. Guardate, Bella! Ma quanto è Bella, Bella! Il miglior amico... Chi è? È Bella! Ah sì! No! Il miglior amico è Bella! No! Vabbè, ragazzi! Cioè, ma quanti carini! E sono migliori amici! No, vabbè, che carino! Allora, qui c'è scritto che è anche Betty! Sì! Le piacciono le fragole! E lei la frutta! Vedi! Sono fatti per stare insieme! Le migliori amiche, che carino! Che pucciosi! No, bellissimo, va bene, ok, io mi sono innamorata di lei perché, vabbè, è bellissimo! Mamma mia! Ne apriamo altri? Sì, sì, scusa, ma tu lo sai come sono fatta. Dai, 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 andiamo avanti, apriamone altri, sono curioso! Aiuto! Ah, è durissima! Io sono curiosa del messaggio! Sì. Blu! Azzurro? Ma cos'è? Ma è il maschietto! No, ma che cos'è? Sembra un Eevee! Ma vediamo subito! Sembra un Pokémon! Apriamo! E lui è ma lui se è, tu lui lo è. Giri, scusate, lui è April. Significa aprile. April brilla al buio. Le piace. Come, scusate, si chiama aprile, ma è nato a gennaio. Vabbè, ma che senso ha? Scusate, e le piace la pizza. Va bene, bravo, bravo, bravo. Io invece ho trovato Vladimiro, che l'ho visto nello scatolone. Che puccioso, io un pescione. È nato il 28 dicembre. Il riso. Bravo Vladimiro! Mi piace il risotto alla milanese. Ragazzi, io amo il risotto alla milanese. Amico Argopo, lo troveremo con dopo. L'osso buco. Mamma mia! Però è bello perché ti fanno un massaggino, niente male. Cosa ridi? Ma non... Ti fa ridere l'occhio. Ma perché? Io non riesco. Ragazzi, ma perché con gli occhi non ce la faccio? Vabbè, qualcosa di strambo. Dov'è il messaggio segreto? Ora sono curiosa. Messaggio segreto, scopriamolo. Dov'è? Dov'è? Forse l'ho trovato. Eccolo! No, l'arcobaleno! Vabbè, vive dolci unicorni. Tu non lo trovi. Qua, qua, qua! L'ho visto io, l'ho visto io. No, questo è hashtag sbabam. Qua! Eccolo! La luna e le stelle. Oh... Che idea carina però di mettere un messaggio nascosto nello chi squiccio. Vi piace di più? Vladimiro oppure com'è che si chiamava lui? April? Vabbè, io adoro Vladimiro perché è panzutone e mi piace troppo. È aperto il televoto. Aperto il televoto. Certo, votate, votate assolutamente. Andiamo avanti, spacchettiamo. Io voglio trovare il draghetto. Chi ci sarà? Ma che co... Chi è? Ma che co... Ma Ma è Cesare! Cioè, ma ragazzi, ma che Cesare Cremonini? Violetta! Ma che cosa sei? Ma che ma lui è Violetta? Ma è un maialino!
È un maiale, vediamo. E c'è il naso da porcellino. Sì, è un maialino. Un maialcorno. Ho trovato la migliore amica di April, quello che abbiamo aperto prima. È nata a ottobre. A Cesare invece piace il gelato alla panna. Buono, buono. Ma coccorina lei. Violetta è veramente bellissima. E poi è tutta viola. Ma secondo me è più bella l'uomo. Ma troppo... guardate che pucciose. Sono troppo belli da strizzare. Sì, stavo notando che il musetto di Violetta è veramente bellissimo. Ma dov'è il messaggio segreto? Io non trovo il messaggio. Ma perché non... Eccolo, io l'ho trovato. Un cuore con le ali. E vive l'amour. Eccolo! Abbiamo trovato entrambi i cuori. Però tu tipo con Cupido. E io sì, con le ali. Sì, con la freccia. Sì, che carino. Eccolo qui. No, però bellissimo. Vediamo l'occhio, attenzione. Ma perché? Ma come fai? Ma no, no, ah! No, vabbè, occhio con occhio. Occhio per occhio. No, vabbè, ci posso credere. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Pacchettiamo, trullalle, rullalà. E non si apre, dei. Questa volta chi è? Hai trovato il panda? Charlie! Che carino. Io ho trovato Lilly. Oh, Charlie e Lilly. Lilly meraviglia. No, vabbè. Ma che carino, tutto pelosetto. Mamma mia. Vabbè, il panda, ragazzi, secondo me, cioè, è bellissimo. Io adoro il panda, amo i panda corni. No, fa rumore. Che carino. Ma no, è proprio il suono del non lo so che cosa. Dove sarà il messaggio? Non lo so, amore, mi sono fissata con questi messaggi. Dov'è? Ma come fanno a nasconderli così bene? Ma non lo trovo. Non c'è, boh. Non c'è. Non lo trovo. Ci deve essere. Vabbè. Ma non lo trovo. Forse nella faccia? No. Non lo trovo. Sì. Non c'è il messaggio. Comunque, segreto. Troppo carino, Charlie. Carina, bello, anche lei. Bello, mi bello. Piace Lilly. C'è scritto che Lilly brilla al buio, comunque. E ma brilla Charlie... tutti al buio, mi sa. No, lui no. Ah, no, April anche brillava al buio, eh. Allora. E Ariete! E Ariete! Oh, finalmente ho trovato Ariete! Perché io sono nata ad aprile e anche Andrea è nata ad aprile e siamo entrambi Arieti. Esatto. Qual è il vostro segno zodiacale? Scrivetecelo giù nei commenti. In tutti Arieti, no, sto scherzando. Allora, che stai facendo? Poi lo dici a me, andiamo avanti. Qua che chiamo? Il drago voglio. Sì, vediamo. Non è il drago. Oh, no. Ma questo cos'è? Chi è? Forse il drago! Oh, bella volpe! Ma quanto è bello, ragazzi, il drago! La volpe Sam! Vediamo. Io ho trovato Red. Oh, che carina! Oh, che carina, sembra Eevee! Ho la codina! Ma perché vedo Pokémon ovunque oggi? Allora, io ho trovato invece il migliore amico di Cesare. Le piacciono le patatine fritte. È nato il 20 marzo ed è Red. Ed è bellissimo. Invece Sam, il migliore amico è Charlie, l'orsacchiotto di prima. Sì! Oh. Charlie, no vabbè, adoro. Vabbè, questo qui, vabbè. Dove sarà il disegno? Notate che sono super mega soffici. L'ho notato da questo colorito un po'. No, l'hai trovato? Una bacchetta magica hai trovato. Che carino. No. Tu l'hai trovato prima di me. La bacchetta magica. No, l'ho trovato, è nella coda. Dov'è? Cioè, no, è di qua. Aiuto, perché lo vedo ma non lo riesco a farvelo vedere a voi. Aspetta, è un diamante, eccolo. Eccolo. Abbiamo trovato il diamante che fa Ponghi. Ed era nel sederino del nostro draghetto super mega iper puccioso. Ma si è fissato con gli occhi. Ma non ce la posso. No, vabbè, adoro. Ma sono bellissimi. Cioè, mi viene voglia di strizzarli mamma tutti. Mio, viene la cosa di fare sempre così. Ok, va bene, Corinne, calmati. Andiamo avanti. L'ultimo. Gli ultimi due. Apriamo. Olè. Chi manca? Non lo so. Chi manca? Sì, vabbè, adoro. Sam? Me l'ho appena trovato. È un doppione! Oh. È un doppione. Io invece ho trovato l'altro draghetto, ovvero Pam. Cioè, ma guarda i due draghetti. Però è un po' diverso. Ah, è del colore diverso. Sì. Ma sei sicuro che prima era Sam? C'era scritto Sam. Aspetta un attimo. Ci deve essere qualcosa. No, vedi? No, non è Sam, è sbagliato, è Arco. Ragazzi, questo è Arco. Allora è un altro. Sì, abbiamo completato la collezione. Giusto. Ok, allora ce l'ha, è il foglio sbagliato. Sì, vabbè, può capitare. Però comunque. È lui. Foglie. Sì, hai trovato Arco. Infatti era diverso.
Che carino. Quindi abbiamo completato la nostra collezione. Guardalo. Di Softy Friends Unicorn. E ovviamente adoro gli unicorni, quindi sono ci tutti sta. Unicorni. Allora, e il messaggio segreto qua qual è? Non lo so. Non c'è. Niente, là. C'è una macchia. No, non è una macchia. L'ho trovato. Ma che è? Ah, il cuore. Ok, è il cuore. Eccolo qui. Ecco il cuore. Il cuore, il cuore, il cuore. Niente, tu non qua lo trovi? Non lo trovo. Alcuni sono nascosti così bene. Eccolo. Cos'è? Il cuore, pure tu! Il cuoricino! Uguale! No, vabbè, adoro. Cioè, io li adoro. Mamma mia, che sono soffici! Morbidi. Chiamiamo a raccolta tutti i Softy Friends. Io penso, mi auguro che abbiate già votato. Avete già scritto tutto nei commenti. Dove vai? Se ne va. Dove vai? Lei. 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 Da lei. Lei. E femminuccia. Mettiamo i puntini su lei. Qual è il più bello secondo voi? E fateci sapere giù nei commenti di che segno siete. Io sono curiosissima perché poi lo vado a leggere. E che dire? No! No! No, raga! Vabbè, ok, poi lo prendiamo perché è finito a Timbuktu e non so dove sia finito. Va bene, noi vi salutiamo e vi mandiamo un grandissimo bacio. Super mega, iper puccioso. Vi vogliamo bene e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao, ciao, unicorni! Ciao!